Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi guardiamo come ridare vita a loro, i filmati fatti in 8 mm o in Super 8, cioè i classici filmati fatti con le cineprese che venivano fatti negli anni 60-70, questi ovviamente fatti dai miei genitori perché anch'io non ho vissuto l'epoca della pellicola, ma loro ovviamente sì, mio papà ha 80 anni, quindi capite che negli anni 60-70 aveva tra i 25 e i 30 anni quando ha realizzato questi. Quindi avendo a disposizione tutti questi filmati, che ovviamente sono tanti ma a livello di minuti ragazzi non sono tantissimi perché calcoliamo circa un 6 o 7 minuti a pellicola, quindi in realtà non sono tantissimi se ci pensiamo, però fatti allora era tanta roba, e averli oggi disponibili e dargli la possibilità ai miei genitori, che appunto adesso hanno 80 anni, di rivivere i loro ricordi, è davvero una cosa emozionante, soprattutto ovviamente per loro ma anche per me, perché in alcuni di questi filmati ci sono io quando avevo un anno. E per poter dare vita a questi filmati bisogna digitalizzarli, e per fare questo ho optato per lui, il DigiNow, un digitalizzatore ovviamente che ho fatto acquistare a mio padre durante il Black Friday, perché comunque è un dispositivo che secondo me non è molto economico. Durante il Black Friday ovviamente si risparmiava qualcosa, attualmente costa circa 300 euro, poi ogni tanto Amazon mette dei coupon sconto quando andate a fare l'acquisto, che magari vi toglie un 10% o cose di questo genere, ma attualmente oggi costa 300 euro, ha un certo costo e in effetti sì, però poi ragazzi qua uno dà il valore che vuole ai suoi ricordi, quindi ognuno può dare il valore e l'importanza che vuole ai ricordi che ha vissuto e che diciamo vuole rivivere, ed è l'unico modo per farlo ovviamente è digitalizzare queste pellicole, perché poi una volta digitalizzate verranno salvati in MP4 su una scheda SD e da lì in poi capite che potete guardarle ovunque, potete farle vedere ovunque, potete anche condividerle in un telefonino per poi condividerle con WhatsApp, è davvero fantastico una volta digitalizzato il filmato, le possibilità infinite che abbiamo. E come ho detto non me l'hanno spedito ma l'ho fatto acquistare a mio papà, però ci tenevo comunque a fare una recensione perché secondo me è un dispositivo che funziona davvero molto bene. Allora, questo dispositivo vedete è molto compatto, piccolo, anche abbastanza leggero, qua dietro ha una maniglia di trasporto, se si fa tutto con una certa accortezza il risultato secondo me è davvero ottimo. Ovviamente se qualcuno l'ha utilizzato e non ha tenuto tutte le accortezze necessarie soprattutto nel passaggio della pellicola ovviamente ha trovato delle difficoltà, ma non sono dovute a lui, secondo me lui è perfetto. Io ho scansionato tutte queste senza il minimo intoppo, quindi detto tutto questo direi di andare a vedere cosa c'è nella confezione e poi proviamo a vedere da vicino come funziona questo DigiNow digitalizzatore per filmati 8 mm e Super 8. Nella confezione troviamo l'alimentatore, troviamo un pennellino a soffietto per pulire quello che è la lente dove esce la luce per scansionare i fotogrammi della pellicola, troviamo due cavi, un cavo analogico e un cavo USB per collegare sia il dispositivo al computer che collegarlo anche a un TV per vedere i file digitalizzati direttamente in una TV con connessione analogica. Poi abbiamo due adattatori come questi per il supporto delle pellicole, poi abbiamo un panno microfibra per la pulizia e la scheda SD da 32 giga per salvare i nostri filmati in digitale. E poi abbiamo un manuale di istruzioni con le figure dove si capisce veramente tutto in maniera super semplice, dove abbiamo anche la lingua italiana. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione, ma adesso andiamo a vedere lui. Nella parte posteriore abbiamo la presa per l'alimentazione, lo slot per la scheda SD, l'uscita TV out analogica e l'uscita USB per collegarlo al PC. Queste sono le cose che abbiamo nella parte posteriore, mentre frontalmente abbiamo un display LCD da 2.4 pollici, un tasto d'accensione, un tasto menu, le due frecce per far scorrere, perché ovviamente non è touch il display, quindi dovremmo usare queste frecce per far scorrere e selezionare la riga di comando, e il tasto ok che è poi anche il tasto start e stop. Poi qua sotto abbiamo questo switch che ci permette di passare da 8 mm a super 8 in base al tipo di pellicola che dobbiamo andare a scansionare, questo ovviamente è molto importante quando andiamo a selezionare la pellicola di selezionare la modalità giusta, altrimenti il piccolo dentello metallico che vedremo tra poco qua sotto farà fatica a far andare avanti la pellicola e poi ovviamente si
perdono i fotogrammi. Poi andando a spingere questa levetta, vedete, andiamo a aprire questo sportellino, perché qua sotto è dove faremo scorrere la pellicola, ed è questo un passaggio, ragazzi, che è davvero importante. È qui che diciamo si gioca tutto quello che è il risultato finale della nostra pellicola, perché ci sono delle guide microscopiche che se si saltano lo scorrimento della pellicola non sarà costante, e il piccolo dentello metallico che è lì sotto, che sicuramente fate fatica a vedere perché è piccolissimo, non riuscirà ad agganciare bene la pellicola. Qua è da dove esce la luce per andare a scansionare il fotogramma, che bisogna tenere pulito con l'attrezzatura data in dotazione. Quindi a questo punto direi che possiamo iniziare a digitalizzare un filmato per far vedere appunto il funzionamento. Lui registra i filmati in MP4 a 1080p 30 fps. Ovviamente i filmati saranno in 4 terzi e non in 16 noni, perché comunque i 16 noni non esistevano allora, ma ragazzi è davvero un prodotto incredibile. Per scansionare una pellicola di 6 minuti ci vuole circa un'ora abbondante, quindi ci vuole molto tempo, perché comunque un fotogramma alla volta vanno a formare ovviamente i 6 minuti di durata del video, però ne vale la pena. Come ho detto, ognuno poi dà l'importanza che vuole ai propri ricordi, ed è proprio questo che fa decidere ad ognuno di noi sia il discorso economico per l'acquisto che anche il tempo per andare a scansionare tutte le pellicole che uno ha disponibili. Quindi direi di non perdere altro tempo e iniziamo la digitalizzazione. Per prima cosa attacchiamo l'alimentazione, poi inseriamo la scheda SD, quella che ci viene data in dotazione, e siamo già pronti a digitalizzare. Spostiamo il supporto della pellicola, quello che ci viene dato in dotazione, da questa parte, perché dall'altra parte lo metteremo quando sarà da riavvolgere il filmato originale. Prendiamo il nostro filmato 8 mm o Super 8, adesso constateremo se questo è un 8 mm o un Super 8. Per riconoscere il formato, se è Super 8 o 8 mm, basterà guardare i fori della pellicola andandoli a confrontare con quelli che troviamo sul manuale di istruzioni. Vedete che in questo caso è un Super 8, vedete che i quadratini sono in questa posizione, con questa forma, mentre se li avessimo avuti molto più rettangolari e messi in questa posizione sarebbe stato un 8 mm. Quindi in questo caso selezioneremo Super 8. A questo punto andiamo a inserire l'adattatore che ci viene dato in dotazione e andiamo a mettere la nostra pellicola. Andiamo ad aprire lo sportellino dove faremo passare il nostro filmato e facciamo scorrere il filmato nelle guide seguendo il disegno indicato. Per scansionare il filmato dovremo seguire la riga bianca, mentre quella tratteggiata sarà per riavvolgere il filmato. Facciamo passare dietro la prima guida e poi arriviamo nel punto, quello più critico, dove si gioca tutto il risultato finale, perché qua abbiamo due guide di plastica da questa parte, ma qua davanti ce n'è una di metallo piccolissima, ed è quella che bisogna ricordarsi di far passare bene il filmato sotto, ed è questo passaggio che tanti secondo me non fanno in maniera impeccabile, nel senso che saltano una guida della pellicola. Dovete farla passare prima sotto a quella di metallo che avete qua, questa piccola linguetta è piccolissima, e poi la fate passare nelle due dietro di plastica che sono dalla parte posteriore del nastro, una da questa parte e una da questa parte, vedete, una qua e una qua. Alla fine sono tre guide, due di plastica da questa parte e una di metallo da quella parte. A quel punto il piccolo dentello di metallo si infilerà nei buchini e riuscirà a far scorrere in maniera impeccabile il nastro senza perdere nessun fotogramma, senza mai incepparsi. L'unico inceppamento che potreste avere è quando c'è una giunta, perché come sapete i filmati in quegli anni venivano giuntati, quindi la giunta farà fatica a scorrere sotto a quelle guide, e molto probabilmente se la giunta è stata fatta con dello scotch e non usando l'acido, perché si usava una macchinetta con un acido che scioglieva le due pellicole per andarle a giuntare, ma si potevano anche giuntare con lo scotch, ovviamente non passerà sotto alle guide e si strapperà dove c'è la giunta, e dovrete andare a far scorrere il pezzetto di pellicola che si è strappato e andare a rigiuntarlo una volta passato dalle guide. Questa è l'unica pecca, però purtroppo in quegli anni la maggior parte delle giunte venivano fatte con lo scotch e non con l'acido e la macchinetta.
Perfetto, una volta che abbiamo fatto passare la pellicola, quella senza i fotogrammi, andiamo a richiudere lo sportellino e a questo punto andiamo ad accendere il nostro Digit Now. Adesso lui fa l'accensione ovviamente anche del software. Abbiamo già il primo fotogramma, vedete io là piccolissimo avevo un anno sullo sdraio al mare. Andando a cliccare su menu abbiamo le varie opzioni. Allora, se vado a cliccare con le due frecce ovviamente vado a far scorrere le varie opzioni del menu, perché ovviamente come vi ho detto il display non è touch. Andando su velocità reel è quello che serve per andare a riavvolgere il filmato, ovviamente andando ad invertire dopo le due pellicole, ma questo lo vedremo dopo come funziona. Poi scendendo abbiamo anche l'esposizione, quindi se io vado a cliccare ok posso andare a regolare l'esposizione. Poi abbiamo immagine regola, cosa vuol dire? Che possiamo andare a regolare il fotogramma all'interno di quello che è l'inquadratura. Se vado a fare ok, a questo punto si apre un menu, vedete? Perché il fotogramma in questo momento non sarebbe centrato, vedete che la riga nera è praticamente la divisione dei due fotogrammi, quindi io dovrei avere il fotogramma invece centrato. Per fare questo basterà andare a modificare uno dei tre assi in base a come il fotogramma è centrato, sia anche verso destra, verso sinistra, anziché solo su e giù. Quindi vado a fare ok e vado a posizionarmi sull'asse Y, quindi sull'asse Y vado a far salire il fotogramma, vedete che sale fin quando il fotogramma sarà all'interno di quello che è l'inquadratura del display. Perfetto, in questo momento il fotogramma è centrato. Da questo momento in poi i fotogrammi saranno tutti centrati. Se fosse stato centrato verso destra o verso sinistra, sarebbe bastato, sempre cliccando col tasto ok, andare sull'asse X. Quindi vedete che io andrei a spostarlo verso destra o verso sinistra. Mentre se andate a selezionare la terza voce, quella con la W, andrete sempre con le due frecce a rimpicciolire o ingrandire il fotogramma, quindi sarà una sorta di zoom, vedete, così rimpicciolisco, così ingrandisco il fotogramma, giusto per andare a centrarlo in maniera più perfetta possibile all'interno dell'inquadratura. Quindi una volta fatto questo vado a cliccare ancora il tasto menu, ritorno nella schermata del menu e vado a farvi vedere le ultime voci. Abbiamo nitidezza, anche qua cliccando ok possiamo scegliere la nitidezza tra bassa, media e alta. Ovviamente sono poi cose che possiamo fare anche in post produzione una volta che è digitalizzato, però qua ci permette di farlo anche durante la digitalizzazione. E poi abbiamo la lingua, ovviamente italiana, USB per attivare la presa USB per collegare direttamente il dispositivo al PC se non vogliamo salvare direttamente sulla SD ma inviare direttamente i file al PC. Poi sotto abbiamo formattazione della scheda SD, se faccio ok vedete che vado a formattare quello che è la scheda, e scendendo ancora vado ad impostare quello che erano le impostazioni predefinite. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno del menu. A questo punto però ragazzi è arrivato il momento di digitalizzare, quindi avete visto che è un prodotto davvero semplice. Le uniche accortezze sono di guardare bene la pellicola che state usando, se è una 8 mm o una super 8, per selezionare quello che è appunto la pellicola che state utilizzando e farla passare all'interno delle tre guide. Deve passare sotto a tutte e tre le guide, altrimenti ogni tanto il dentello metallico salterà appunto il buchino della pellicola, quindi non riuscirà a trascinarla. Ma se fate tutto questo è impeccabile. Quindi a questo punto basterà andare a selezionare ok. Qua possiamo selezionare la durata della pellicola, voi mettete sempre 5, tanto una volta che finisce la pellicola dovete fermarlo comunque manualmente, perché comunque la pellicola gira a vuoto e una volta che ha finito di essere su questa bobina inizia a girare a vuoto e andate a cliccare il tasto stop e si ferma da solo. Quindi vado a cliccare ok, non spostare il film, e adesso inizia a scansionare i fotogrammi, e come vi ho detto ci vorrà circa un'ora. Questo è il rumore che fa, è un tac tac, non è fortissimo ma dopo un po' è ipnotizzante e magari anche un po' fastidioso, quindi magari non fatelo di notte perché comunque non è forte ma è abbastanza fastidioso, anche perché come vi ho detto per fare una pellicola come questa di 5-6 minuti ci vuole minimo un'ora. Cliccando ancora il tasto ok fermiamo la digitalizzazione, e se io vado a fare ancora ok riparte la digitalizzazione.
è davvero praticissimo sotto tutti gli aspetti, eh? Ovviamente ogni volta che io vado a fermare e far ripartire sarà un nuovo filmato, quindi nella nostra SD avremo più filmati se continuiamo a fare ovviamente start e stop, non sarà un filmato unico. Quindi io vi consiglio di farlo partire, stop se si dovesse strappare la pellicola quando c'è l'aggiunta, come vi ho detto, se la giunta non dovesse passare sotto alle guide, e stop ovviamente alla fine quando la bobina dall'altra parte è vuota. Quindi una volta fatto questo basterà andare a spegnere il nostro digitalizzatore, andare a estrarre la nostra scheda SD che abbiamo all'interno del nostro dispositivo, inserirla in un computer e andando a fare play vedremo il nostro filmato. E questo, ragazzi, che state guardando in questo momento è il risultato appunto del filmato che avete appena visto. Ovviamente non immaginatevi una qualità incredibile, perché non è questione che lui non ha una qualità, è che ovviamente non c'era qualità su quello che era la pellicola originale, perché stiamo parlando di pellicole che hanno più di 50 anni e a quei tempi non c'era una risoluzione altissima, soprattutto poi in quello che erano comunque le cineprese per uso domestico, quindi non professionale. Più andrete a guardare il filmato che avete digitalizzato su un dispositivo grande, quindi un televisore magari molto grande, più ovviamente andrete a perdere di qualità. Se lo guardate in uno smartphone, ragazzi, è pazzesco, perché sembra quasi un filmato del giorno d'oggi, talmente rimane con una risoluzione alta. Ma adesso, come ultima cosa, volevo farvi vedere come riavvolgere la pellicola. Basta andare a rimuovere la bobina che abbiamo piena sul lato destro del nostro DigiNow, andare a spostare quello che è la bobina vuota sulla parte destra, poi sulla parte sinistra andremo a mettere quella che si è riempita. Dopodiché dovremo far passare la nostra pellicola dietro alla prima guida, ma seguire questa volta quello che è il disegno tratteggiato, quindi non più il disegno continuo con la riga bianca, ma quello tratteggiato. Quindi prima guida sì, non lo facciamo passare ovviamente all'interno di quello che è il lettore dei fotogrammi, quindi lo saltiamo e andiamo direttamente, vedete, seguendo quello che è il tratteggio, salteremo le ultime due guide ma utilizzeremo solo la prima. Andiamo ad inserire la pellicola sempre all'interno del taglietto che abbiamo disponibile nella nostra bobina vuota, andiamo ad avvolgere ed ecco qua che la pellicola è pronta per essere riavvolta sulla bobina vuota. Andiamo a riaccendere il nostro digitalizzatore, andiamo nel menu riproduzione, ragazzi, vi permetterà di leggere direttamente da lui quello che è stato digitalizzato. La voce riproduzione vi permette di riprodurre direttamente dal digitalizzatore su un televisore o su un computer o direttamente all'interno del suo display quello che avete digitalizzato. Voi dovete selezionare veloce reel, andare a fare ok, dite sì. Si prega di prendere la pellicola, perché una volta riavvolta la pellicola finita andrà a sbattere. Quindi vedete che la velocità è abbastanza elevata e ci mette veramente veramente poco. Adesso schiaccio ok per fermare, comunque ci mette davvero pochi minuti a riavvolgerla, tipo un paio di minuti, 2-3 minuti è riavvolta. Quindi ragazzi, avete visto che praticità incredibile che ha questo dispositivo. Se si sta attenti a far passare la pellicola bene sotto le tre guide, ragazzi, il gioco è fatto, è impeccabile. La qualità finale l'avete vista, secondo me è tanta tanta roba, e per far rivivere pellicole che hanno più di 50 anni, secondo me è un dispositivo che ho trovato incredibile. Non economico, come vi ho detto all'inizio, ma sicuramente incredibile, perché è di una praticità pazzesca e soprattutto il risultato finale è davvero davvero ottimo, anche perché una volta che il filmato è digitalizzato, come sapete, possiamo fare di tutto, fare copie su copie, possiamo anche fare della color correction, possiamo modificarlo in post produzione, cioè possiamo veramente farci di tutto. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui ho portato la mia recensione di questo prodotto, il DigiNow digitalizzatore per pellicole 8 mm super 8, vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, prime spoiler, anche di lui erano arrivati degli spoiler quando l'ho fatto acquistare a mio papà quando c'era il Black Friday. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione come questa, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!